Non è un mondo. Non è che mai imparare. Basta. Ma sei per sé, eh? Sei per sé. Penso capì quando vuoi imparare. Ma non lo capì. Savi, io la faccio sempre avere da sportare a noi. E il gallino, il vanno e gli avvini in corso. Adesso vuol dire a chi ragazzi stanno più attenti. Serena, muove, butta tu con gli giornali, dici che ho bisogno. E adesso vengo. Dove spasso? Va la bagnetta posta che vi spasse pure. Serena, va a vedere in tempo l'erse che degli uffi, togli ciò che vi fa la spoia. Che buon odore che fai con la fresca, che un odore che ti arriva fine ai cuori. E muoia Terina che andi in teatro Pedro, dai ma muove. Guarda muoia che giornello. Questa lì è una terra da pep. Se tornasse a nascere, il mestiere che la sarei fea di eter. Sapa sì, con Mario, ma la soddisfazione lì è poca. E ne spomi a credere un lavoro a sé. Quando speri che vada bene, ecco che ti arriva una bella tempesta. Un cagarotti in te campo, e tu fatica su una fè fotter. Hai un caffè? Il garasone Mario. La vetta lì è dura, ma bisogna sperare. Avere pazienza, sperare sempre. Se sperare, ma come dice le proverbi? Chi vive sperando muore cagando, che era meglio spingo. Thank you.
la cremesà, poi andiamo lì a masnare il tuo castagno. Cato in gamba, proprio in gamba. Beh, insomma, per me... Mo speripo che non impastene, perché sennò... Non è in brisa di impastare le resine, perché agli infornà, per te che adesso applicare qui, a mio porto, mettiamo l'altra moggia. Mo si trova, beh, la nostra mia è una famiglia, ormai lo sono andato. Allora mo c'è troppo di vedere. Un attimo voglio che sia. Hanno passato, avevo passato il 4 di mattina, sono ferro. Come viene a sta farina? Mo, e se ne masna anche da me. Allora è andato il 4 di mattina. Per me ancora che po'. Mo caro mio, mi ha che vado, vedi? Ah, che si, vai adagio. Rimane le robate a me. Aiuto a me finché fuori, non mi viene a che cosa. Aiuto a me. Concetta, mi devi fare un po' d'oliva. Vedi che mi è andata tempesta. E io belli pensa. Ma... Ecco proprio la negrio, eh. Ma... Vediamo tu lo che mi dia la mano. Perché sia solo acqua però. Gente vostra, se per te ne sia bisogno, mamma c'è me, però perché sia presto. Va bene, va bene. Poggiala! Concetta, vedi che lunga che la vacca la sta mel. Ciao, ma sta chi ragazza, di chi smuovere? Longa, longa, te va da me Fredo e Ugo, e di chi vengono sopra, te va dai veterinari, subè, mandè longa.
Nonno, nonno, vieni subito che la mucca sta male. Dai, dai, vado, sto presto! Il veterinario era in vista, ha detto sua moglie che verrà prima a fuoco. Ma Dio voglia che la vaga bene. Serena! Va a mesdè che soffret che s'attacca! C'è di nuovo, Mario? Ma hai un po' che si arriva troppo te al dottore. Adesso vediamo, eh? Ho fatto del mio meglio, ma è andata così. Era messo molto male. E poi sono arrivato tardi, perché siete troppo lontani dal paese. Oh, una sciacquata, poi... Siete molto scomodi. Ma... Che disgrazia questa vengamina. Ma insomma, buona pazienza, eh. Forse, se era possibile intervenire prima, si poteva salvare almeno la mucca. Il vitello comunque seppellitolo subito. E la mucca vendetela prima che le venga la febbre. Che ndega mo, signor dottor? Cosa goia da de per st lavor che? Ma è andata male. Non vi preoccupate. Mi darete poi qualcosa. Ah, me vi ringrazio. A si altro galantò. Qua, fagli uno smer a te, un po' di fede. Ragazzi, l'indaxe, ma garantisci a me di vedere e mi morbio. Per me è che chiede chi fa la poneta, mangia anche lo vetro, mangia in piatto. Grazie, no, ti provo a cavare qua. Siete troppo lontani, siete troppo scomodi. Chi ne ha colpa? È un po' tempo che ho una smaledessa addosso e ne spo mia. Serena, butta via il giornello volta per tutto sotto lì la pareggia. Permesso? Oh, buon appetito, eh? Vi favorì? No, no, avevo appena mangiato, sogno via. Mettiva a sedere. Concetta, vude un bicchiere, vi.
ma le nigger al vedrò. Cosa gli vendo porti? Avevo portato una lettera. Beh, beh, la ringrazio, arrivederci, eh. Arrivederci, Postin. Chi a Mosca? Tro? Le tuo cugine. Cos dies nimo? Serena, lei la motè. Caro cugino, ti scrivo questa lettera per farti sapere che noi stiamo bene, come spero di te e di tutta la tua famiglia. Voglio dirti che mio figlio è andato in fabbrica e porta a casa 30.000 al mese. E la signora dove mia moglie lavora e va a fare delle ore gli ha cresciuto. Io lavoro sempre sotto la ditta Semri. Il lavoro è duro, ma sempre meno che alzappare in terra. E della paga sono abbastanza contento. Caro cugino, ti scrivo per dirti che in dove lavoro cercano degli operai. Se ti decidi a venire, il posto c'è come ne avevamo parlato per i santi. Ti scrivo anche per dirti che ci sarebbe un lavoretto anche per tua figlia Serena. Così si abituerebbe a fare qualcosa anche lei, perché come mi dicevi non ne ha mica tanta voglia. Ora ti lascio e ti saluto e mi firmo tuo cugino Eugenio. Tale tra che lì proprio come l'oli qui in saleda. Me a sre anche decisa andè via. Chi dite concetta? Me ha suo detto parere. Buongiorno, Yusfin. Portate a campo legna? Sono passato da Catova e ho scritto il mercato, ma vuol proprio andare via? No, stai dicendo che ti andare via. Lasciamo chi in cosa e poi va a casa lei. Per me è come chi mette nel mordetto. E con una confidenza che ne posso cogliere, proprio ne posso buttare già. È un bruttetto. È un garantesco ancora un bruttetto. Vamo là, vamo là. In fin di conto, ti vedo mia la morta. E tu hai finito in città e ti hai preso una cosa da letta. Sì, ma non fai di morire da me. E mia mamma mi scherza così. A salute! Mi cavaghi a casera. E te, va bene a vedere così combine sulla lacca? Posso che andiamo a salute? Mi ha salute marote di carne. Ha salute marote di carne. Ma... sono proprio l'ultimo a vedere caso, ma non da me nessuno. Se fosse sta a me una cosa lì, a me da una, anche lì un po' l'ordine da là. Guarda qui perché. Per me andare via perché, sta sempre con le compagne della morte. Le compagne della morte. Me, anziché me, rientrerebbe sì che non vada reso bene, perché non è niente speciale, per tutti e tre costeranno 400.000. Ma per me avrei approfittato perché aveva via, ma per lei ne mi è sorpreso. No, no. Adesso a cercherò e metto a posto me. No, Mario, voi mi preso che te, me sono un galantò, piuttosto che me. Però non vuoi preso che la pensai di c'è. Per 3 minuti che pago cariva. Mi ha già carattato il cibo e la cosa in giro. Ma per me è di regalare. Perché? Per me è un po' troppo. A
Ascolta Giulio, vemo qui. Adesso è ne brise per il 400.000, perché 400.000 agli pochi. Adesso approva a tagliare un po' mac e 500.000. Adesso approva. Se posso fare cappè 500.000. Però sentivo mia idea e ne mia tante stelle in sister. Perché? E ti vedo anche a te che i soldi che mi snessa sei. Prova a fare quel che è poco, svolta a vega me. Comunque, a guardare il combinè, andiamo qui che adesso fai un time. Però avrei che fossi contento di tu, che ne stessi l'età a sghignosè. Agli qua, perfetto, fatamelo. Ma io ho detto la niva so presto. Quanto ci vorrà di qui andare a Casalecchia? Tra carghè in quelle clettere e che vuoi o sei tu. Serena, butta mo via un po' la fiaca che ti gheia addosso. La roba c'è che è, non neanche più mi gelava il demonio. Mi puoi anche te, ma no. Certamente, se tu sei ancora in mano, a garantire che andrà in loro a Bologna. E non volete stare in che, in dove c'è sempre sta. Ma andalo. Poi può sta roba che. Ne viene sbavo te? Ma lei era del che in giro? Babbo! Oh babbo! Ma sì che? Non è che andiamo te? E cammi la vera ricarga? Non è che partiti, non è che avrà segnato che andiamo via? Ma... Certamente di una bella rassegnazione. Lascia almeno che possa stare che un po' a guardare per l'ultima volta i miei campi, è un bel bello. La zona del mio è un panorama che. Io ti saluto, cara casetta mia. Il cielo è grigio. Mia, io vado via, vivrai nel mio ricordo, mai ti potrò Thank you.
Cosa è un pan? Vorrei un panin. E te? Cosa sei? Io sento prendere una Coca-Cola. Cameriera? Una Coca-Cola, un bicchiere di vino e un panino. Subito. Ho permesso, buonasera. Oh, Angiol, hai occhiato chi è te? E siccome in cuore giovedì grasso, in era nel zampanello ste glife. Ah, fa, basta che mi aiuti. Ma, fa se qua, da rena, mamma. Siamo a sedere, vedo un bicchiere. Però, prima, metto una cavaga, quindi per scaldare che furlana. Perché se è una obra. Ma va Luca, ha bisogno Luca finisce. Ah, andiamo a passare, che anche a prima finisce e prima avremo tagliato loro e cantare con la mano sulla campanella. Ma prima bisogna che vada finisce. Sì, passa pure. Che baia, perché chi arriva? Quando la luna la cava Abbiamo visto.
che scusclè anche. Chissà mai quanta neve che sarà la so. Però, come si divertivano quando si venne la rotta la so. In montagna le lontane, però neanche bene. Perché nonno vuoi sempre che ti accompagni all'aeroporto? Adesso proprio te lo vuoi proprio spiegare. Perché avevi sempre a vedere gli aeroplani. Perché gli aeroplani che, secondo me, i passano tutti insieme alle nostre montagne. Ma mica tutti. Ehi, buongiorno Fredo, dov'è il Moximel? E meglio vuoi andare a te Iusfin, l'età che ne vedi. Buongiorno, scusi, mi saprebbe indicare dove è via Cavour? Ma io non sono di qua, non lo so, mi dispiace. Che ingresso? Hai andato da suo cugino? Per favore, via Galileo. Guardi, lì subito. Grazie. Grazie, sono stato là da Iusfino ma non c'è nessuno, chissà dove sono. Buongiorno Fredo, come state? Ma non c'è male insomma. Iusfino di sicuro sarà ai giardini, venite, ci accompagni. Oh, grazie. Sapete, a Luridano è il rumore delle macchine, quindi va sempre là. Ah, insomma, l'ultimo che tornava su, mi ha dei suoi in montagna. Sai, questione di abitudine, però si sta bene anche in città. Ma lui ha la sua età che è da fare abituare. Ecco, guardate, è là. Comunque io adesso vi lascio perché sbaglio una telefonata. Arrivederci. Grazie tanto, eh. Thank you.
che bella sorpresa, ma che bella sorpresa. Ma te puoi far bene a Nisa. Oh, io sì. Ma ti voglia che io vedo e sapevi quello. Hanno proprio bisogno di sapere il nostro tempo. Ma che a me io voglio vedere, a sono in giù apposta. Adesso mi tengo conto proprio quello da sole. Adesso mi garantisco che mi conto, perché metto una dica, hanno proprio bisogno. Quanti c'è qua di là? I vesgai per il tai. E per me cresce il benestante. Il fine è piantare il patere. Solo che te stelle che non conti a mai niente, non conti a niente, oggi mi tocca guarda. E i miei cittadini, e la mecca, come... La volta cotta, io l'ho morto un toro a Ugo. È morto un toro a Ugo? Oh, povero bagai, ma come la sta? Ma te come te la fa se tu che da casa lei? Ma, tutti ti che sempre mi rendo conto, che la vetta è bella, la so, non ti memo. E tu stimi a te? E mi che lo so? Il mio grande. Sette morti in co e la gofia. Oh, povera. Allora la marina l'era messa da sé. L'era una bella donna, eh? La ghiu una testa scavì, che quando scrive cucai e pariva che avesse un corbello insieme alla testa. A tu portare una pagnotta e poi fate in capo. Come so che non tira. Senti, questa è un pagnotta di gran guida, la son pagnotta di gran guida. L'odore del pane. Ma in cosa ti fermi perché? A voi che ti fermi, chi è a mangiare me? Dopo andremo a casa, ma ti andremo dopo. Andrei proprio, mi moglie che adesso ha guida a cammina. Ecco. Come vela? Quindi mia mera, ti concerta? Insomma... Come vela vuoi per lo che? Ah sì, di salute e giri di saca. Mucco, io non si deve che ti viene a balacare. La cucina, gli affitti tanti scherzi, si sta per chi via seder, che adesso in la diva chi omen. Guarda bene, la portata è una pagnata di pane fatta in cama, prepari un piatto anche per lui perché è ferma che ha mangiato. Che blessa. Stavolta mo, nella volta che ti fermi che è un bel pope, che la tanca interdiva. Boh, mi attanto perché ho poco leva, eh? Ma la corriere che dal tempo ne vedi paura, va là. Tra 10 minuti la diva Mario con che ragazzo, alla corriera è ancora 3 ore. Ecco che Mario, Chi che? Oh Mario, come stai? Buon anche bene, insomma. E come che il tuo fiol? L'ho ricresso nel nuovo calin. Ah, se l'avessi incontrato per la stella, ma non l'avessi io solo, eh? Mettete come, due, mi avvai là che mi levo un po' la faccia, a torre in sopra, da sentire dopo. Fermo un po' del vinghi, anche. Non è buono! È buono, ma... Non era mai quel che vive nella sola, non è? D'accordo? Thank you.
te, Mario. E lavori, bravo, bravo. Mo insomma, stira avanti. Le 6 o 7 anni che sono tutti che mi fa poco progresso. La vostra pega lì da miseria, giusto per 6 sbarche lunari. E la so come vela. Io sento che la sua fe di progresso, più che noi terzo det che. E un gemel, e lavoro e manca, ma e che chi sta meglio che noi e che i nostri amici, gli averi compra la macchina andare a spasso, e smettere con quei che stanno e insomma. Ma del volte mangiarevo e tornare su là, ormai ad agrasone non ho. Le mei sulla veste d'estrada che zotche incrovata. E la Serena, come si vela dopo si è sposata? Le avevo una bella pina. Prima che paghi a ca, avevo che la venia a vedere. La stacchè a osos. Tu sei una bottiglia di vino bianco. Ti concetta. Preparas ben po' il caffè. Sentimo questo che slet che bon. Dop andè dalla Serena a catella pina. Dente come è se sta a 79. Adesso non ho le mie, e cattiva la darà con la nonna. Un destino a voi andare a vedere un po' su del lacco se che dove, che è la baracca che la vuoi vedere come l'hai messa. Stavolta po', le volta che mangi poca terra a me, adesso no. Ah, basta che non mi importa, mi avendo. Ma adesso andi proprio a vedere la fine che è là. Serena, vedete mo che è una sorpresa anche per te, e che Fredo ti legnò a vedere la pina. D'accordo, Fredo? Sì, me lo ricordo. Come stai, Serena? Insomma, non c'è male. Oh, è bella pina, è bella pina. Questa breve la Serena. Serena, mi blocca la salute perché la Corea non mi aspetta mia. A te spezzo una di queste mene con tuo padre che ha detto solo, tu ti hai detto male. La bimba è troppo piccola, adesso per un po' non mi muovo. Giusfin, mi blocca l'aga, blocca l'aga. Beh, ma fuori e fuori adesso ti accompagno, ma là, ancora. Fa più bella, e te puto ti tirare che se chi mira la soglia è contenta, eh? Trocca tu. E mo lì, quattro sette l'alba. Babbo, che figlio avevo la cravatta? Sì, proprio la cravatta, non fai di moneta, dai. Ma non mette lui la cravatta. Mettimo allora sta scerpa che. È una catena che è più lorda misura. Finalmente,
a come tornare dalle mie figli, che Dio mai. A guardarla bene, chi la giustà sul volo la segna una brutta carne. Ok, che sei più perso. E' quella che conta. Ma una che abbandonava in malora. Pensai che ho fatto un sacrificio a te, la verità è che è un piano di corso. E guarda che bello che qui va tan bene. Ormai è morto, è morto. È una desolazione. Che desolazione! Maria fe quella è qui. E fa danno un po'. Le cagni di su più spesso. Ma che so, le abbandonate. Casa abbandonata. Bella cacca, la bella signora. Ma insomma, non so, non mi incove, ma che mi incove, qualche mappa che aveva vinto in spada, forse l'aria, ma non sei proprio bene. Ci picchia, guarda che trova, insomma, l'ho cercato. Ecco, ma quando te lo fate, me la fa seta. Ma va, che vele che sono, poi la bianca, sono spinto, preso la luce. Va bene. Alla salute, alla salute. Alla salute. Perché l'ha un bel cloro, eh? Deve essere più botta da passare. Poi insomma, un gemello. Bon, bon, bon. Madonna, anche la comba. Ma basta. Bon. Avete che gli fa di progresso. Hai fatto meglio che non la do. E ho visto quei che sta lungo, cioè ho visto dei belli. Poi insomma, che saluto. Io ho venduto il cavallino. E perché mi sono tenuto 300 euro. E ho comprato una carioca e quei quattro. Sa sera sta su che, e gli va fatto mei. A suo andà via credendo che a te la seda liga con la società. Ma se gli aveva badato e messo i tarini, era mei. E beh, mo, e ne sei però lì, la tua roba, qua è il tuo torneo, tu mi hai portato in su, eh. Oh, non parli dannato. Questo è un bel discorso. Non parli dannato il torneo che esce. Non so lì che esce i cammini della traversa. Più perso. Ma si sembra di nero. Beh, Mario, tu va fai, adesso te stai lì. Sta lì nel po', si è arrivato anche un po' con un'uetta. Nonno sta male e chiede di voi. Mario. Questa po' non è brilla. E lei no, sa mescaglia fa che te per tu la corena.
Va, spreca, si è niente di greve. Va, proprio adesso, io penso da tornare sempre sul capo da me. Va, già. Come vela? Mi fa un genere. Una fatta etere che zaccare due etere sulla te, Dugo, tutto. Avevo mandato un telegramma perché a saliva come a fe, e lì va piacere di vedere. E dice che voglio a morire là sopra. Proprio adesso, che mi si era licenziato, e fra una quinzina dei hanno deciso di venire a stare su là. Oh ragazzi, ha salvato un brutto momento. Io ho fatto il nostro progetto di venire a stare su là. La concerta dove era? Ah, lì è là. Lì è là, tanti che era. No, no, va la vassa, non voglio andare. Però è lì stesso. Ma va la vanno, non voglio. Beppo, un dispiacere più grande se si va capitare. Ah. E io ho fatto il nostro progetto. Un'ora fa mi rendo fuori al cè. Chiameva la mamma. E giva. Scappè in cantina che gli ero blocchi con verde. Adesso è tempo più tranquillo. Non ne so, non tu proprio l'estate di Mondimè. Un po' si vede. Però decidi niente, signor, sulla la porta. Dite si passa che, dopo l'olio, mi moglie con la compagna. Oh, babbo, e che credo? Oh, Uscini, come è là? Io vengo a Bologna e io non interesso. Io voglio venire a ah, passare da qui che andiamo a Bologna, allora sono passato a vedere. Ok. Sono arrivato in fondo alla sgavetta. Da chi mi soppresa, la so, vicino alla mia schietta. All'esterno la finestra. Oh!